Ciao a tutti, sono Valeria, estetista di Eutalia. Innanzitutto volevo ringraziarvi per averci seguiti in molti nella nostra prima puntata della nostra rubrica Esteticamente. Oggi vi parleremo dell'epilazione laser, quindi cos'è il laser e perché è così efficace. Innanzitutto dobbiamo capire quali sono i bersagli del laser, la melanina e il pelo. La melanina è una proteina che va a colorare la nostra pelle, gli annessi cutanei e quindi anche il pelo. Il pelo ha un ciclo vitale, quindi nasce, fase anagen, cresce, fase catagen e cade, fase telogen. Queste fasi non sono visibili a occhio nudo perché nel momento in cui il pelo cade vi è già un bulbo pilifero e quindi vi sarà il nuovo pelo. Con il laser noi andiamo a bloccare questo ciclo. Quindi la luce laser viene catturata dalla melanina e trasmessa direttamente al bulbo pilifero che verrà disintegrato. Questo particolare processo chiamato fototermolisi selettiva, chiamato proprio così perché non va a intaccare i tessuti circostanti, ma proprio il bulbo pilifero. Tutti si possono sottoporre a questo trattamento, indipendentemente dal tipo di pelle, quindi dal fototipo, e indipendentemente dal tipo e dallo spessore del pelo, ad eccezione del pelo bianco e chiaro, proprio perché è carente di melanina. Indubbiamente più il pelo è nero e spesso, maggiore sarà il nostro risultato. Non si riscontrano effetti collaterali indesiderati, né nell'immediato e a distanza di tempo. Occorrono in media da un minimo di 4 a un massimo di 10 sedute per avere una perdita di almeno l'80% di peli. Per avere un risultato ottimale, la frequenza delle sedute va dal 21esimo al 28esimo giorno tra un trattamento e l'altro. È un trattamento quasi indolore, al massimo può provocare una sensazione di fastidio simile a una puntura di un ago o forte calore. Bisogna evitare di fare la ceretta, di usare pinzette, bisogna radersi i peli 2 giorni prima della seduta. Per qualsiasi chiarimento o per una prova gratuita, vi aspettiamo nel nostro centro estetico Eutalia in via Rosario Livatino 70. Grazie per averci seguito, alla prossima!